chiusa anche la terza edizione del Moto Days, la fiera capitolina per moto e scooter. Replicato anche nella quarta giornata lo straordinario successo di pubblico dei primi tre giorni, con un dato che supera complessivamente le 108.000 presenze totali, ben 15.000 in più rispetto alla positiva edizione 2010. Splendido il colpo d'occhio formato da decine di migliaia di persone che, nonostante l'arrivo del maltempo, si sono presentate in massa per vivere l'evento capitolino. Peccato per tutte le esibizioni esterne della domenica che sono state disdette proprio a causa della pioggia. Ma la fiera, come detto, ha riscosso un grande successo che ha fatto felici i quasi 400 espositori dislocati in ben 7 padiglioni. Numeri che fanno felici non solo gli addetti ai lavori, ma anche i tanti appassionati che hanno girato i corridoi della fiera e goduto della presenza di belle moto e affascinanti hostess. Tra i tanti stand a promuovere il trofeo 250 GP, presente anche Roberto Marchetti, che ai nostri microfoni ci fa il punto della situazione a 2 mesi dall'inizio della stagione agonistica per gli appassionati delle quarto di litro a 2 cilindri. La 250 GP che ritorna in grande stile, in grande spolvero, tanti piloti interessati, tanti ragazzi che si avvicinano, eccolo, con l'occasione del Moto Days abbiamo avvicinato tantissima gente al due tempi, tanta gente pensava che fosse morta e sepolta, mentre invece noi siamo qui vivi e vegeti per promuovere l'attività della 250. Da quest'anno saranno inserite anche le 250 Sport Production, quindi tutte le aprigliette che sono nascoste in garage o in cantina le facciamo tirar fuori, potranno partecipare con un minimo di spesa, ci sono tutte piccole iniziative all'interno del paddock proprio per favorire l'ingresso di questi ragazzi con le SP e il costo bassissimo di iscrizione. È tutto grazie all'apporto e al supporto dei nostri sponsor principali che ci aiutano in questa iniziativa. Ricordiamo il primo appuntamento di questa stagione? L'8 maggio a Varano de Melegari in provincia di Parma, un circuito piccolino che per sgranchirci un po' dal torpore invernale è perfetto. Il nostro obiettivo di mettere in pista queste straordinarie moto si è concretizzato, quindi siamo pronti alla partenza. Come in tutti gli eventi fieristici, non solo espositori ma anche eventi collaterali, nel nostro caso il riferimento non è casuale e si rivolge agli amici del Gentleman's Moto Club che nei panni di organizzatori del trofeo Super Twins hanno chiuso definitivamente la stagione 2010 con le premiazioni assolute. A poco meno di 2 settimane dall'inizio della nuova stagione, infatti, sul palco centrale della Fiera di Roma e del Moto Days, riconoscimenti e premi per gli sponsor tecnici e i primi 3 del trofeo. Ma è andata benissimo, avevamo tra l'altro un ospite di lustro, Troy Bayliss, che per il mondo delle bicilindriche diciamo, è un riferimento. Abbiamo regalato anche un momento particolare ai nostri piloti con la sua presenza, quindi il pubblico è visibile, quindi tutto benissimo e siamo molto soddisfatti di questo evento. 27 marzo Misano, inizia questa stagione che è una stagione molto importante perché diciamo nel nostro terzo anno di gestione vogliamo vedere se il lavoro fatto e iniziato 3 anni fa veramente è valido, quindi contiamo di avere dei bei numeri e di portare ancora più in alto questi 2 trofei che ormai sono una realtà a livello nazionale, diciamo.